Nuovo appuntamento, attenti a quei due, Lidano e Francesco. Beh, te lo sottolineo solo, però vorrei i caporali. I cavalieri. Oggi sono informissimi i cavalieri. I cavalieri. Va bene? Va bene. Anche con la faccia nostra. E tu fai l'ancillotto? No, io purtroppo non posso fare nulla perché... D'Artagnan, il baffetto di Francesco. Posso fare Portos. Oggi affrontiamo un argomento che ha destato molto interesse, anzi paura. No, mi viene da ridere perché ci sarebbe stata un'invasione di immigrati a Latina che andava ad alloggiare in un noto albergo di Latina. All'Hotel Maggiore. Invece non era vero. Ma no, quindi noi siamo famosi nel mondo perché variamo sempre nella vita. Latina ha questa caratteristica. Noi abbiamo inventato, li ricordi i forconi? Devono fare la rivoluzione. No, l'ho sentito intervistato su Radio Rai. Ma quindi c'era la rivoluzione imminente, la città in rivolta, no? Era bellissimo questo collegamento da Rai 1, da Piazza del Popolo, in cui si faceva Latina in rivolta. Erano tre persone che stavano lì davanti alla città. Proseguiva bellamente la sua vita, quindi abbiamo fatto una rivoluzione ipotetica e l'altro giorno ci siamo riprodotti perché siamo andati a protestare contro un'invasione che non c'è stata. Cosa che non c'era? Non c'era, è come il deserto dei Tartari, stavamo aspettando qualcuno che doveva invaderci ma non arriva mai. Ma com'è nata questa bufala? È nata perché, sai, siccome si parla tanto di immigrati, dici pure a noi ci tocca, e quindi per essere protagonista del gioco ti inventi un problema anche quando non c'era. E si prescinde dalla... Eleonora ci ha detto, ma bastava informarsi, ma l'informazione non serve, l'importante è protestare, l'importante è esserci. Quindi c'è una mania di essere presenti ad eventi anche quando gli eventi non ci sono. Quindi... possiamo dire che non abbiamo avuto la ribalta e quindi ci siamo andati a cercare un pretesto per far vedere che c'eravamo, perché se non protestiamo, se non urliamo, è come se la nostra esistenza fosse negata. Quindi dobbiamo inventarci una proposta. Hai visto mai, invece loro non volevano venire qui da noi. Ma questo è probabile. Non avremmo potuto garantire nulla. Guarda, questo è un paese bellissimo dove ci inventiamo problemi che improvvisamente scompaiono, no? Vi ricordate quando dovevamo essere invasi dagli albanesi? Gli albanesi sono 3 milioni. Si rivolge a me e dice: vi ricordate, mi date voi. Ma comunque no, perché abbiamo un vasto pubblico. C'era l'idea che gli albanesi ci avrebbero invaso. Gli albanesi sono 3 milioni o giù di lì, cioè tanto quanto Roma. Era un po' improbabile che 3 milioni invadessero un paese di 60 milioni, però noi per mesi abbiamo discusso seriamente di questa invasione degli albanesi, che naturalmente poi è andata come è andata. Possiamo dare garanzia che comunque all'Hotel Maggiore non ci saranno immigrati, ma non ci sarebbero mai stati e neanche volevano venire gli immigrati. Assolutamente, però ci sono quelli che non li vogliono, ci sono quelli che non vogliono gli immigrati che non vogliono venire, quindi c'è un accordo tra quelli che non li vogliono e quelli che non vogliono venire, quindi sono tutti d'accordo. Ma senza aver mai interpellato quelli che comunque non avevano nessuna intenzione di venire. Quindi è una protesta inutile, insomma, è la solita operetta, neanche perché siamo passati dalla lirica adesso all'operetta in questa città. Viviamo questo momento di pseudo provincialismo e di paura di qualcosa. Ne abbiamo già parlato della paura, e la nostra paura è dettata dal fatto che siamo un po' poveri. Siamo poveri nel senso che partecipiamo al mondo scimmiottandolo e non da protagonisti. E dobbiamo necessariamente trovare qualche cosa perché si parli di noi, anche se nessuno vuole parlare di noi. Ma anche se nessuno ci si fila, quindi devi dire: oh, cioè, esisto! Sai, quando c'è stata quella è la malaria, no? Quando c'è stato il caso di malaria a Trento, tutti noi, ma pure noi ce l'avevamo la malaria! Abbiamo iniziato la discussione sulla malaria, che è finita ormai da mezzo secolo, però siccome c'era già stata. Noi però possiamo dire che ci siamo e ci saremo sempre. Alla prossima volta.